Il governo Draghi ha deciso di scendere in campo a sostegno delle partite IVA, le quali nel 2021 hanno registrato delle problematiche di tipo economico legate appunto alla pandemia da Covid-19. Non a caso, il sussidio in questione prende il nome di nuovo bonus Covid-19. Il 2020 e il 2021 sono stati segnati dall'arrivo della pandemia nella quotidianità di ognuno di noi, rivoluzionando la vita delle persone anche in campo lavorativo. Lo stato di emergenza da coronavirus ha favorito lo smart working in alcuni casi, mentre in altri ha messo in ginocchio la economia italiana e quella di altre nazioni. Nel corso dell'ultimo anno, ad esempio, molti titolari di partita IVA hanno riscontrato delle notevoli difficoltà nell'esercizio ordinario della loro attività, dovendo fare cosa i conti con misure straordinarie di contenimento della pandemia oltre che orari condizionati di apertura e chiusura al pubblico. Il risultato, infatti, è stato quello di una crisi economica consistente con delle gravi perdite. Nuovo bonus Covid-19, chi ne ha diritto e come funziona? Nei mesi passati il governo aveva già messo atto delle manovre di sostegno economico indirizzate ai lavoratori e partite IVA, va a seguito delle problematiche che si sono presentate nel 2020 con l'arrivo appunto del coronavirus e la chiusura dell'Italia in lockdown da marzo a maggio, periodo seguito da aperture e chiudere con semaforo per le regioni rosso, arancione e giallo. Il nuovo bonus Covid-19, infatti, diretto a tutti gli esercizi economici che hanno aperto in ritardo le loro attività o che, ancora oggi, sono chiusi al pubblico. I beneficiari del contributo economico, quindi, saranno tutti coloro che hanno chiuso la loro attività per almeno 100 giorni nei primi 7 mesi del 2021, dall'1° gennaio al 25 luglio. Il sussidio in questione, che sarà liquidato in un'unica soluzione, verrà riconosciuto agli aventi diritto che dimostreranno come tali chiusure abbiano intaccato economicamente la loro attività. A quanto ammonta il nuovo bonus? Le pratiche di espletamento per richiedere la liquidazione del nuovo bonus Covid-19 verranno definite in base al codice Ateco, attraverso il quale verrà ulteriormente stabilito anche il tipo di importo al quale si ha diritto e la cui cifra in questione si aggira tra i 3.000 e i 25.000 euro. Ulteriori informazioni per quanto riguarda la presentazione delle pratiche, invece, verranno forniti nei giorni successivi, anche se già si parla della realizzazione di una sezione dedicata nel portale dell'Agenzia delle Entrate e non solo. La sezione dedicata all'erogazione del bonus permetterà quindi all'utente di creare un profilo dedicato interamente al nuovo bonus Covid-19 dove prendere la documentazione richiesta circa, appunto, il proprio profilo.